Due motivazioni mi hanno spinto a raccontare storie di eremi, eremiti e sentieri. La prima è di raccontare camminando, zaino in spalla, scarponi e il mio sguardo diventerà il vostro. La seconda è di ritrovare un minuto di silenzio nella vita, di farne tesoro e condividerlo con gli altri in una società tanto rumorosa che volge all'individualismo. Sarò pellegrino, come lo siete anche voi inconsapevolmente, nella vostra quotidianità. Ci troviamo nella bassa Umbria in provincia di Terni, in direzione Cesi, dove il nostro cammino alla ricerca di un minuto di silenzio ci ha condotti fino a quel tratto dell'antico sentiero francescano che dalle rovine dell'insediamento romano di Carsule sale verso l'eremo della Romita di Cesi, dove vive l'eremita Fra Bernardino. Lasciamo Carsule alle nostre spalle e ci incamminiamo attraverso il bosco che conserva ancora un po' del mistero e della suggestione degli antichi riti che si celebravano in epoca pagana. Io il sentiero della Romita lo conoscevo da ragazzo perché andavamo a divertirci, facevamo delle merende sul prato. E non era facile raggiungere l'eremita perché era tutti spini, tutti rovi, e infatti anche Bernardino la prima volta che è venuto non so come ha fatto a trovarla. È stato forse la volontà di Dio a guidare i suoi passi. Negli anni 90 si seppe nel paese che era arrivato un frate che insieme ad altri avevano cominciato a disboscare, a togliere i rovi, a togliere le edere che aggrappavano i muri. Siamo stati incuriositi e siamo andati a vedere di che cosa si trattasse. Cosa faceva questo frate? Dopo tutto questo tempo che il convento era distrutto, dove c'erano solo rovi e pietre, e che cosa poteva fare in quel luogo? E invece piano piano avvicinandoci abbiamo scoperto Frate Bernardino, e quindi la conoscenza ha arricchito a tutti noi, perché conoscere Frate Bernardino è stato poi un cammino lunghissimo. E abbiamo visto noi la riscoperta e la ricostruzione di questo luogo. Nel 1991 la volenterosa azione di un nuovo eremita riporta alla luce la tradizione dispersa. La storia si rinnova e il sito si popola nuovamente di fedeli e pellegrini. Grazie all'impegno e alla tenacia di Fra Bernardino e il supporto di entusiasti volontari, nel giro di pochi anni ricostruisce all'insegna dell'autentico spirito francescano la chiesa e il convento della Romita. Per lunghi tratti si attraversa il bosco della montagna di Cesi. Il sentiero inizia a salire e la fatica si presenta con i primi respiri affannosi. Piccoli tornanti e indicazioni ben segnate ci accompagnano verso la parte più suggestiva del percorso. Sassi, scogli, pietre, e la gente non ci crede che possano parlare. Eppure quante ne dicono se li sai ascoltare. Quanta storia sossopra ci è passata, quanta vita trascorsa e consumata. Amore, odio, guerra, pace, fuoco, brace, preghiera, contemplazione, ballo, confusione. Vita, tanta vita, attorno a ste pietre c'è fiorita. Quando uno aveva un attimo di tempo, saliva su all'eremo per liberare, diciamo, queste pietre da queste edere, da questi rovi, da questi spini che l'avevano imprigionate. Quindi questa ricostruzione che aveva inteso Frate Bernardino fu una ricostruzione per tutti, una ricostruzione esteriore, ma logicamente, come diceva lui, anche interiore. Lungo il sentiero incontriamo sulla destra un'immagine di San Francesco,
Lì si racconta che il santo trovò rifugio sotto un leccino durante una tempesta di neve. Poi una ripida salita vuole metterci alla prova prima di giungere all'eremo. Delle grandi rocce scavate dall'acqua hanno formato un piccolo canyon. Sulla sinistra compare un antico muro sommerso da un muschio secolare. Quel muro ci prende per mano e ci porta fino all'ingresso dell'eremo. Fra Bernardino è lì ad accoglierci. Io conoscevo la Romita da un libro del 1717. In questo libro viene descritta la Romita in tutti i particolari, cioè si descrive la chiesa, la cappellina, il chiostro, il convento, le cantine, le stalle, le officine, l'orto, i pozzi, le cisterne e sì, il belvedere e la grotta. In questa grotta è vissuto poi nel IV secolo d.C. un eremita. Ecco perché si chiama Eremita questo luogo, oppure la Romita, forma dialettale di luogo solitario. Sono venuto qui nel 1991 da solo e ho fatto il sentiero. E man mano che facevo il sentiero mi accorgevo che il sentiero diventava sempre più bello, più interessante. E quando sono arrivato qui a 200 metri ho visto un muraglione enorme. E dico, ma che cos'è questo muraglione qua? Che fa sulla montagna? E poi ho visto l'albero enorme, altissimo. Un cedro del Libano. E sono entrato tra gli spini e quando sono arrivato nell'attuale chiostro mi sono sentito a casa mia, perché è lo stile dei nostri conventi del 300 e del 400 di montagna, senza tante decorazioni, senza tanta arte. Era la bellezza del colore e della forma della pietra e basta. Questa è la sobrietà e l'essenzialità dell'architettura francescana. Quando sono arrivato in quel punto, in poco tempo ho visto la Romita come adesso. Ho avuto una visione. Visione vuol dire vedere una cosa che non c'è, ma la vedi come fatta. E ho sentito le pietre che mi chiamavano, non con le orecchie, col cuore. Sentivo che io dovevo tornare qui e avevo la certezza che noi l'avremmo restaurata e non sapevo neppure di chi era questo posto, non sapevo niente. Qui non aveva in mano sicurezze, avevo certezze interiori. Perché abbiamo iniziato questo restauro? Perché sapevo che qui era stato San Francesco, perché qui i miei frati sono stati per 650 anni e qui hanno lavorato perché hanno costruito il convento. Uno degli scopi di questo restauro era l'accoglienza, e riempire questi spazi conquistati di persone, di idee, di attività. Cioè non era per farci un museo da visitare, no, era farci un luogo da vivere. Sono venuto la prima volta circa 7 anni fa, era un momento della mia vita in cui stavo cercando qualcosa e ho avuto la sensazione subito, anche quando sono arrivato qui, di essere un luogo familiare per quello che la Romita rappresenta e per le tante persone che vengono, che è sempre un momento grande di condivisione, quindi di arricchimento reciproco. Amo la Romita all'estate quando vengono tanti pellegrini, amo la Romita l'inverno quando invece c'è un momento
di introspezione, di silenzio, dove tutto viene avvolto in un'altra melodia. Per me la Romita, se devo dare una definizione, è un porto dell'anima. Ero sicuro che questo luogo valeva la pena restaurare questo luogo, perché intuivo che ci dava tante opportunità, l'opportunità del silenzio, della solitudine e la bellezza silenziosa del posto. Il silenzio è una risorsa per l'uomo, soprattutto per l'uomo di fede, per l'uomo di chiesa, per chi deve dare il messaggio, perché nella misura in cui il predicatore o il missionario è in grado, è capace di stare da solo e di stare in silenzio, poi ha questa energia, questa forza di trasmettere il messaggio. Il silenzio è a servizio della parola. Oggi ne ho assolutamente bisogno, non posso prescindere dal silenzio, perché il silenzio è quello specchiarsi, appunto, quell'ascoltarsi, quell'osservare, che ti permette poi di interagire con le altre persone, con te stesso, con il mondo che ti circonda in una maniera totalmente diversa. Quando si scende da quel luogo, si scende diversi. Si scende con l'animo pieno di gioia, veramente. È un momento in cui ci si libera, l'animo si svuota dalle preoccupazioni, dai pensieri, da tutto ciò che ha dentro. È un momento, non so, commovente e anche di serenità. Al mattino ci accolgono le nuvole e la pioggia. Fra Bernardino, come ogni giorno dell'anno, annuncia il risveglio. Con dolcezza attraversa il corridoio del dormitorio dove alloggiano i pellegrini e con il canto e un piccolo carillon tra le mani dà il buongiorno. Paradis.